Io ho già risposto, non c'è alcuna discrepanza, basta leggere le carte, basta leggere quello che ho detto io e cosa c'è nelle carte, ma siccome c'è un processo nel quale io sono testimone, è giusto per rispetto a tutte le parti in causa che questa dinamica sia spiegata ai magistrati, come ho già fatto in commissione. Dopodiché ci sarà qualcuno prima o poi che porrà il tema che l'unica vera questione che riguarda questo processo ancora poco chiara, non questo processo, questo terribile... questa terribile omicidio, questa tragedia, questa tortura nei confronti di Giulio Regeni, è come mai i servizi segreti inglesi non spiegano per bene tutto quello che sanno. Continuate a parlare delle istituzioni italiane, qualcuno prima o poi capirà che forse certe domande vanno fatte ai servizi segreti inglesi e forse se volete fare un'indagine vera, non prendendo dei documenti e dando chissà quale valore a quei documenti, forse bisognerebbe andare a capire che cosa è successo davvero sui servizi segreti inglesi. Non è che lo devo dire io dico ai giudici quello che so io. Ragazzi, è una cosa seria, cioè veramente lo dico anche per voi, per la vostra professione di giornalisti, stiamo parlando di una cosa enorme, un ragazzo che è morto in quelle circostanze. Allora, se mi domandi tu cosa hai detto, io sono stato interrogato alla commissione parlamentare con tutti i presidenti, ho spiegato, ci sono discrepanze da quello che hai fatto? No, non c'è alcuna discrepanza, basta leggere i documenti. Quando ne parlerai? Quando sarò convocato dai magistrati come tutti gli altri come testimoni, perché sono un testimone chiamato dalla difesa. Ci vai volentieri? Certo, perché tutto quello che posso fare per dire la verità su quello che è successo, naturalmente nessuno di noi sa cosa sia successo là, ma su quello che è stato fatto nei giorni successivi è evidente. Dopodiché, se volete fare i grandi esperti di politica internazionale, io una domanda sui servizi segreti inglesi me la fa, ma non è che la dico a te ora, l'ho detta nel 2016 a David Cameron e a Theresa May.